La Civitanovese rinvia ancora l'appuntamento con la prima vittoria casalinga. I ragazzi di Santi Alfonsi impattano 1-1 con l'Isernia ed escono tra i fischi di un polisportivo in larga parte chiuso al pubblico per lavori di restyling. Padroni di casa con un 4-4-2 a trazione anteriore, Buonavoglia e toccafondi esterni di centrocampo, Padovani e Brunetta di punta con Esposito e Spagna indisponibili. Dirige Gallo della sezione di Bologna in un pomeriggio gradevole. Al 18esimo Brunetta prova a coordinarsi in piena area, la girata dell'attaccante argentino non inquadra la porta. Al 21esimo contropiede dell'Isernia, forse viziato da un fuorigioco iniziale, Antenucci si sistema il pallone sul destro ma calcia sopra la traversa da posizione davvero invitante. Replica rossoblu due minuti più tardi, punizione dalla destra di Capitan Visciano, Padovani prolunga senza successo all'altezza del primo palo. Aumenta la pericolosità e la creatività della squadra di Alfonsi, al 25esimo Brunet si invola verso la porta e calcia, il portiere ospite Draghi è tempestivo nell'uscita ma il numero 11 rossoblu non appare particolarmente incisivo nella finalizzazione. Alla mezz'ora il rilancio frettoloso di Draghi impatta su Visciano, l'estremo molisano è molto fortunato nella carambola e si ritrova il pallone tra le braccia. Al 38esimo azione insistita di Buonavoglia, il pallone finisce a Padovani che trova la ribattuta del portiere, l'attaccante della Civitanovese è caparbio nel fiondarsi di nuovo sul pallone subendo un contatto giudicato da calcio di rigore. Va sul dischetto Capece, Draghi tocca il pallone ma non basta ad evitare la capitolazione, 1-0 per la Civitanovese. La reazione dell'Isernia non tarda ad arrivare, al 44esimo Rasoterra ad incrociare Di Cascio che scheggia il montante, ospiti ad un passo dall'immediato pareggio. Il primo tempo riserva ancora un'emozione nei minuti di recupero, al 46esimo Franco va ad un passo dalla prodezza balistica con una conclusione dalla linea di centrocampo, Draghi ampiamente fuori posizione, si salva per pochi centimetri. In avvio di ripresa il baricentro dell'Isernia si alza inevitabilmente per raggiungere il pareggio, spazi invitanti per le ripartenze civitanovesi, al 12esimo spunto pregevole di Buonavoglia che non riesce a superare Draghi in uscita. Civitanovese compatta a protezione del vantaggio, Isernia manovriero ma con poche soluzioni negli ultimi 20 metri. Al 31esimo Perrone, entrato nel secondo tempo, lascia in 10 gli ospiti con un'entrata da rosso diretto su Bevilacqua, anche lui è entrato nella ripresa al posto di Brunet. Al 42esimo Makarov può infliggere il colpo del KO ai molisani, ma Draghi si salva in uscita bassa. L'Isernia resiste, resta in partita seppur in inferiorità numerica e al 90esimo trova il clamoroso pareggio. Sugli sviluppi di palla inattiva, Arzura sfrutta la preziosa sponda aerea di un compagno e insacca da distanza ravvicinata. Una Civitanovese tramortita rischia addirittura di subire l'imponderabile ribaltone al 93esimo miracolo di Petrucci sul colpo di testa a botta sicura di De Filippo. Finisce 1-1, solo un misero punticino per una Civitanovese ingenua e poco cinica sotto porta che non sfrutta un gol di vantaggio e la superiorità numerica nella fase conclusiva dell'incontro, premiata invece la caparbietà dell'Isernia che strappa un pareggio isperato.